Buongiorno a tutti ascoltatori e ascoltatrici di Radio Realtà Genuana. Facciamo le pagelle del derby, scusate il ritardo. Dunque il derby della Lanterna ieri si è concluso sul punteggio di 1-1. Un buon Genoa che ha tenuto testa a una squadra che ora sicuramente è superiore a noi per tecnica, per testa, perché comunque dall'alto della loro classifica erano più liberi mentalmente. Però il Genoa, secondo me, ha fatto la sua onesta partita e non mi è affatto dispiaciuto. Vediamo alle pagelle dei singoli. Partiamo con Perin, gli darei un bel 6,5 per quella parata salva risultato su Keita nel secondo tempo. Ieri abbiamo giocato a 4, quindi 4 dietro partendo da destra a sinistra. Io questo gioco al massacro verso Biraschi e Criscito sinceramente non ci sto, quindi per me i due terzini ieri sono sufficienti da 6. So benissimo che Criscito può avere qualche responsabilità sul gol di Jankto, ma nel complesso secondo me sia lui che Biraschi in fase difensiva, perché in fase offensiva non si sono praticamente mai visti, però hanno fatto la loro partita da 6. I due centrali ieri strepitosi, specialmente Goldaniga ieri da 7,5, secondo me, Zapata da 7, non hanno sbagliato quasi nulla. Zapata ieri poteva sicuramente evitare alla fine quel dribbling che è stato un po' rischioso, però sappiamo che lui ha nelle corde ogni tanto queste cose qua, però ieri è stato praticamente perfetto. I tre in mezzo, Rovella sorpresissima anche ieri, si è confermato, ha fatto una partitona anche lui da 7 pieno. Lehrager 6,5, ha fatto anche lui una buona partita, impreziosita dall'assist per il gol di Scamacca. Badeli un primo tempo sufficiente, secondo abbastanza maluccio, gli darei un 5,5. Sinceramente a me sembra un po' a corto di fiato. Per quanto riguarda il trequartista Zajc, 6,5, ha fatto una partita in crescendo, secondo me. Specialmente nel secondo tempo ha fatto degli strappi importanti che potevano portare a qualcosa di più se davanti avessimo avuto un po' più di freddezza e di lucidità. I due davanti, Scamacca fa un gran gol ed si è dimostrato un centravanti vero, quindi anche lui da 7. Pandev 6,5, ha fatto anche lui la sua buona partita come sempre, si è sacrificato molto, ha fatto il possibile. I subentranti, Marco Piazza, purtroppo gli do un 5 perché ha avuto sui suoi piedi due palle che potevano tranquillamente indirizzare il derby dalla nostra parte. Bene, in entrambi i casi ha sbagliato la scelta. Nel primo doveva tirare e invece l'ha passata, nel secondo poteva scaricare a destra o a sinistra e invece ha pensato bene di scagliare un tiro innocuo verso la porta di Audero da lunga distanza. Berami è entrato al 73esimo al posto di Badeli per fare legna, per difendere il risultato, perché in quel momento non ne avevamo più, da 6. Pellegrini è entrato al posto di Criscito che non ce la faceva più per i crampi, anche Pellegrini direi da 6, senza infamia e senza lode. Melegoni senza voto perché è entrato all'86esimo e idem Radovanovic, anche se non si è coperto di gloria, con un tiraccio dal limite dell'area che poteva sicuramente almeno trovare la porta, ecco, si poteva far meglio. Maran secondo me ieri è stato da 7, l'ha preparata molto bene, coraggioso con questo cambio di modulo proprio nella stracittadina, coraggioso nel mettere le Lehrager all'inizio al posto di Berami, quindi per me ieri è stato quasi perfetto il mister e gli do un 7 pieno. Per adesso direi che è tutto, ragazzi, mi raccomando continuate a seguirci sulle nostre pagine social, YouTube, Facebook, Twitter, Telegram e Instagram. Grazie ancora per il supporto che ci date tutte le sere in radio, siete veramente tantissimi e niente, continuate a seguirci, buona giornata a tutti.